Certo, raga, c'è siccità, c'è scarsità d'acqua, cambiamento climatico. Vabbè, sui cambiamenti climatici ne abbiamo parlato già in altri contenuti, li vedremo ancora, insomma. Certo che se ogni tanto buttassimo uno sguardo oltre le finestre delle vostre prigioni, oltre gli schermi dei vostri televisori, dico dei vostri perché io TV non ce l'ho da 24 anni e quindi non ho idea di cosa vi facciano vedere, ma ogni volta che parlo con un TV munito, chiamiamolo così, sento tutta questa preoccupazione per sta siccità, sta acqua che manca. Poi basta guardarsi un attimo in giro, piove tutti i giorni. Piove tutti i giorni, tutti i santi giorni. E se devo pensare a questi ultimi 4 anni in cui vivo in natura costantemente, prevalentemente, devo pensare ai giorni di acqua che ho incontrato io grazie al cielo, è proprio il caso di dirlo, mediamente sono 220-230 giorni all'anno in cui incontro l'acqua, in cui incontro l'acqua, compreso oggi, evidentemente. Però poi scopro che vi dicono che bisogna farsi la doccia una volta a settimana, che non si può innaffiare il giardino tutti i giorni, che l'acqua va razionata perché non ce n'è. Ma io dico, se l'acqua in realtà c'è, perché la realtà è che l'acqua c'è, come mai poi non arriva? A chi ne ha bisogno? Cosa c'è in mezzo? Cioè, in questo passaggio che potrebbe essere per direttissima, direttamente dal produttore supremo al consumatore finale, cosa c'è in mezzo? Per cui tutta quest'acqua in realtà non arriva. Chi è che filtra tutta quest'acqua? E allora, se ci facessimo questa domanda, guardando appunto oltre gli schermi delle vostre prigioni, forse ci renderemo conto che l'acqua c'è, ma il vero problema è che quest'acqua viene sempre più privatizzata. C'è qualcuno che ce la filtra. In mezzo tra il produttore e il consumatore ci sono dei privati che, con l'uso della forza, come sempre, sapete che non c'è legge che regga in questi settori. Sapete già come la penso, se non lo sapete, andate a seguire il mio blog. Tra il produttore e il consumatore ci sono questi privati che con l'uso della forza gestiscono l'acqua, privatizzandola. E quindi l'acqua non è che non c'è per te, è che se la vuoi la devi pagare. Nonostante l'acqua arrivi gratuitamente dall'universo o dallo zero verso, come piace chiamarlo noi, nonostante l'acqua arrivi gratuitamente, se tu la vuoi devi pagarla. Quindi il problema non è la siccità. Il problema è la privatizzazione dell'acqua. Facciamo qualche nome per dirne una, quella famosa azienda di bibite zuccherate, gassate, insomma il demonio, ecco per intenderci, che gestisce le più grandi risorse idriche in India, in Sud America. Devo continuare? Tutte le dighe che stanno facendo in Cina? Bah! Le dighe, i bacini, li abbiamo visti anche in Appennino, cosa combinano quando vengono gestiti privatamente per arricchire pochi al danno di molti. E quindi ragazzi, possibile che ci cascate tutte le volte. Guardate oltre gli schermi delle vostre prigioni. Il problema non è la siccità, il problema è che un bene che dovrebbe essere universale per tutti viene privatizzato con la forza e gestito da pochi a danno di molti. E allora voglio chiudere con una battuta. Ve la ricordate la pubblicità? C'era una volta la pubblicità di una famosa carta di credito o di debito, ma anche qua vi rimando al documentario sul primo comandamento, dove vedremo
come ci fregano con le parole credito e debito, perché carte di credito e carte di debito, alla fine vi anticipo una cosa del documentario, alla fine sono la stessa cosa, perché quando è di credito, il credito è della banca, quando la carta è di debito, il debito è il tuo, quindi ecco. Comunque, vi ricordate quella famosa pubblicità che diceva certe cose non si possono comprare, per tutto il resto c'è Mastercard. Ok? Voi pensate alla genialità di quella pubblicità. La genialità di quella pubblicità, perché con la pubblicità vi vendono la carta, col marketing vi fottono il cervello. E allora io chiudo questa riflessione ribaltando, come al solito, sapete che mi piace ribaltare i concetti per proporvi una visione del mondo da un'altra prospettiva. Proviamo a ribaltare il concetto e vi saluto così. Per tutte le cazzate c'è Mastercard, ma certe cose non si possono comprare. Vedi l'acqua, appunto, ma non solo. Ecco, parleremo un po' alla volta sul blog e sui vari documentari di tutto ciò che non si può comprare, che non deve essere venduto, che non deve essere privatizzato, che non dobbiamo lasciare che venga privatizzato. Tantomeno con la forza, perché chi privatizza dei beni fondamentali lo fa solo con la forza. Non c'è legge che giustifichi queste privatizzazioni, questa compravendita. Quando parliamo di beni fondamentali, non c'è legge che difenda la privatizzazione. Sapete che io non mi riferisco alle leggi degli uomini, a me delle leggi degli uomini me ne frega una cippa. Parlo delle uniche leggi che contano, evidentemente, e quindi l'unico modo che hanno per privatizzare i beni fondamentali è usare la forza. Con questo vi saluto, vi abbraccio e vi voglio bene. Guardiamo oltre gli schermi delle nostre prigioni e certe cose non si possono comprare. Per tutte le cazzate c'è Mastercard, ma le cose importanti. Mira il dito, come dice Red Ronnie, non si possono comprare.